Nella storia del Novara c'è il grande Silvio Piola, ma nella storia del Novara c'è soprattutto lui, Giovanni Udovičić, per tutti i nini, recordman di presenze in azzurro, 516 tra B e C, con 19 campionati disputati consecutivamente dal 1958 al 1976, quando gli azzurro scudati erano lontani dalla Serie A. Un pennellone lungo lungo e sgraziato nei movimenti, ma un muro difensivo invalicabile, stopper senza fronzoli, ma corretto. Contro di lui non videro palla alcuni giocatori tra gli attaccanti più famosi anche nella Serie A, quando magari in Coppa Italia affrontavano il Novara. Da Graziani a Pulici, da Pruzzo ad Anastasi. Era anche per la sua caratteristica pelata una delle figurine più conosciute dell'album Panini. Udovičić incominciò a giocare nel Novara, lui profugo dall'Istria arrivato in città nel 1946 a 6 anni, quando il ricordo della Serie A era fresco. Gli azzurri erano retrocessi 2 anni prima, amava ricordare, e c'era la sensazione che si potesse salire in breve tempo. E invece... invece è stato necessario attendere 55 anni per festeggiare il ritorno fra le grandi. Chissà, forse per questo è stata la gioia più grande, intensa. Non pensavo più di poter rivedere il mio Novara in Serie A. Non riesco ancora a crederci, diceva bene Udovičić. Mio Novara, perché lui ha sempre rifiutato offerte da società più prestigiose pur di restare in azzurro. A lui si erano interessati il Bologna e la Roma, che fecero la corte per mesi. Nini non volle saperne, per lui non era in discussione la fedeltà a Novara. Ma erano altri tempi, la parola bandiera aveva un altro significato. Dopo aver smesso di giocare, Udovičić è uscito dal mondo del calcio e ha lavorato in banca. Ci ha lasciati nel settembre del 2019.